Eccoci qua di nuovo su F1 2019, dove andremo ad affrontare la gara 2 in Bahrain, della prima gara della stagione di Formula 2 2018. La prima gara, come potete vedere dalla classifica provvisoria di campionato, che ovviamente riflette l'ordine d'arrivo di gara 1, è andata non proprio benissimo. Noi siamo Arion Meini, perché stranamente non ci fa. Se tu scegli un pilota, corri col nome di quel pilota e non col tuo nome in questa modalità di gioco. Quindi noi siamo Arion Meini e, come potete vedere, non è andata proprio benissimo. C'è il video della prima gara che è già sul mio canale YouTube. Non guardatelo, non guardatelo. Penso di essere il primo YouTuber al mondo, a dire ai suoi seguaci di non guardare un suo video. Ma ragazzi, non guardatelo. Per favore, non guardatelo. Iniziate a guardare i video da qui. Iniziate da questa gara qui, che tanto peggio della prima non è andata. Praticamente abbiamo una disastrosa gestione delle gomme. La nostra gomma media ci doveva durare 24 giri e a metà del 20° giro ci è saltata in aria l'anteriore sinistra, si è bucata perché era arrivata al limite di usura. Siamo dovuti andare ai box e cambiare le gomme e ripartire perdendo una marea di tempo, quindi siamo chiaramente finiti ultimi fra i piloti classificati e adesso ci accingiamo a fare la seconda gara, che tanto peggio della prima non può andare. E ripeto, per chi non avesse visto il primo video, io sto facendo questo campionato di Formula 2 in modalità campionato e non in modalità carriera, perché nella modalità carriera non si può disputare una stagione intera di Formula 2. E visto che l'introduzione del campionato Formula 2 è una novità enorme, probabilmente la novità più grande e più attesa dal 2010 a questa parte per quanto riguarda i giochi F1 di Codemasters, mi sembrava assolutamente ingiusto andare a buttare questa modalità nel dimenticatoio, questo campionato nel dimenticatoio dopo quei 20-30 minuti di gameplay che dedica a questo campionato la modalità carriera, per cui prima di iniziare la modalità carriera mi sembra doveroso fare una stagione intera di Formula 2. E detto questo, carichiamo la nostra gara 2, che ci vedrà quindi partire dalla 17ª posizione. Sono curioso di sapere quanti giri è la gara, perché ho veramente paura che anche qui faremo fatica ad arrivare al traguardo senza una sosta, senza fare un pit stop, perché se le gomme hard durano 19 giri e mezzo e poi esplodono, questa gara 2 sicuramente è più di 19 giri, quindi mi sa che mi toccherà fare una sosta purtroppo. E spero che tocchi anche gli altri, se no è un disastro. Dopo la feature di ieri, siamo di nuovo qui per l'ultimo appuntamento del weekend, la Sprint Race. I piloti sono scesi sulla griglia di partenza per gli ultimi preparativi. La gara sta per iniziare e la tensione nell'aria è davvero palpabile. Vediamo un po' la griglia di partenza, che dovrebbe avere chiaramente l'inversione Non sono l'unico ad attendere la gara della di griglia oggi limitato e sospeso. rispetto a Seduto gara 1 accanto a per me, in quanto riguarda i primi attesa 8 della partenza, il mio classificati. amico ed ex campione della GP2, Davide Valsecchi, riesce a stento a trattenere l'emozione. Questo Come non va, è Davide? Valsecchi. Questo Ciao Alex, tutto bene, ti ringrazio. Hai ragione, non vedo l'ora che inizino a è correre. Ho Valsexy, l'impressione che ci ripeto, attenda non è una gara Valsecchi. fenomenale. Questo che sta parlando non è lui. Come possono i ragazzi della Codemasters pensare che uno non si renda conto che questa voce non è Valsecchi? Modera la velocità quando raggiungi la prima curva e fa attenzione alle Ah, auto che neanche la frenano davanti presentazione a te. della griglia Se di qualcuno partenza. creerà dei problemi, forse Allora, il riusciremo momento ad critico è approfittarne, la pressione però del tasto cerca di non F1 per essere vedere la troppo strategia di gara, impegnato. per vedere quanti giri si devono disputare. Ah, 23. No, senti, 23 giri non. No, non ce la fai a fare 23 giri assolutamente, perché dopo 19 esplodono le gomme, così come abbiamo visto in gara 1. Allora noi vediamo di partire con le gomme medie, scusate, con le gomme dure, ovviamente. E ci teniamo aperta la possibilità di eventualmente fermarci per montare le gomme soft, intorno, come ci suggerisce lui, al 17° giro, per fare qualche giro anche con le soft, perché se al 19° esplodono le gomme, chiaramente è una strategia suicida, perché non c'è assolutamente verso di ottenere un buon risultato, però purtroppo siamo obbligati a fare così per
riuscire a finire la gara. L'assetto non si può neanche toccare perché chiaramente sei in regime di parco chiuso, quindi abbiamo anche un assetto fra l'altro che è aerodinamicamente molto carico, quindi in rettilineo siamo lentissimi, siamo assolutamente lentissimi in rettilineo. Dai, proviamo a impostare la strategia con una sosta, tanto poi comunque la si può cambiare durante la gara. Siamo qui nel giro di ricognizione e direi che ci vediamo per la gara. Ecco qui la partenza della gara, si accendono i semafori su col motore e via. Buono scatto, non c'è neanche bisogno di parzializzare col gas qui come Formula 2, parti dal pistone sul gas e non vai, non hai problemi di sovrasterra, c'è il pilota davanti, Nico Cari, che ha fatto una staccata un po' ottimistica, forse avrà anche toccato il pilota che gli era davanti, chissà che abbia magari rimediato dei danni, mentre qui siamo quasi chiusi dal Secchi Camera, siamo 17esimi, non abbiamo né guadagnato né perso posizioni. C'è un pilota che addirittura Cari è partito con le gomme morbide. Nico Cari è partito con le gomme morbide. Quindi lui vuole fare una sosta. Cioè dovrà fare sicuramente una sosta perché io sono sicuro che non riesco neanche io a finire la gara senza fermarmi, che ho le gomme arde. E non posso pensare lui che ha le morbide. Vediamo se abbiamo danni. Abbiamo un lievissimo danno all'ala anteriore. Lievissimo danno all'ala anteriore che però non dovrebbe costarci molto, l'ingegnere non ci ha neanche detto niente, quindi penso sia un danno veramente irrisorio. Andiamo a tuffarci all'interno qui. Abbiamo toccato qualcuno, non so se il pilota che c'era di fianco, forse Secchi Camera l'abbiamo lievemente toccato. Nico Cari che ha gomme morbide, dovrebbe avere più grip, invece lo andiamo a passare senza problemi. Ok, hai avuto un ottimo inizio, ci troviamo in una buona posizione. È una buona posizione, però abbiamo l'ala rotta, abbiamo Nico Cari che ci va ad attaccare, noi ovviamente proteggiamo l'interno, tiriamo la staccata, stanno attenti a non sforzare troppo l'anteriore sinistra, che in gara 1 era esplosa dopo 19 giri e mezzo. Qua ne dobbiamo fare 23. E sto notando che non ho neanche delle gomme nuove soft di ricambio. Se andassi ai box a qualche giro dalla fine a mettere le gomme soft, avrei un treno di gomme usate e questo sarebbe un disastro. Wet, o soft o wet, addirittura non ho un altro set di gomme hard da poter montare in questa gara in caso di sosta ai box, quindi siamo messi direi molto male. I danni all'ala, se devo essere sincero, proviamo questa curva, sto facendo praticamente in pieno, no, i danni all'ala onestamente non li sento, non... Guardate come guadagno in curva su Dorian Boccolacci, quindi onestamente il danno all'ala non lo sento, come non averlo. E arriviamo qui in staccata, facciamo un bel sorpasso. Ben fatto, hai conquistato una posizione. E siamo 14esimi. Sì, andiamo qui a rivedere il sorpasso, abbiamo aspettato fino all'ultimo per portare il nostro attacco all'interno senza dare possibilità di replica all'avversario che ha accennato a un incrocio di traiettoria, ma poi aveva la nostra macchina davanti e ha dovuto alzare il piede, quindi non è neanche riuscito l'incrocio di traiettoria. Iniziano i sovrasterzi che avevamo già in gara 1. Con Boccolacci che cerca l'interno, ci costringe ad andare lunghi. Un po' fuori traiettoria, ci affianca Boccolacci, quindi sa che ci tocca farlo sfilare. E invece rallenta un po' troppo, anche perché è gentile a lasciarci spazio. Siamo ruota a ruota, fianco a fianco, gli devo dare spazio anche adesso. E ancora ruota a ruota, io provo all'esterno, lui ancora all'interno, vediamo adesso in uscita. Bellissima questa lotta, è ancora lì, ancora lì, ancora di fianco. È ancora di fianco qui, però ho il favore della traiettoria. Qui non mi passi, invece va lungo, e vado un po' lungo anch'io. Bella lotta, bella. Siamo qui a vedere il replay che parte dall'uscita della curva precedente con Dorian Boccolacci che è più velocità di noi, ci affianca all'esterno, va a provare una frenata molto ritardata, poi finisce completamente per Prati. Delicati come sempre qui nelle curve a destra per non sforzare
la gomma anteriore sinistra dopo 4 giri, no, dopo 3 giri abbiamo già l'11% di usura, non va bene, non va bene. Sì, facendo la media, se dopo 4 giri hai dopo 3 giri hai l'11% di usura, di media in 23 giri accumuleresti più del 90% di usura, quindi la gomma esplode. Dobbiamo amministrarla, dobbiamo andare veramente in regime di tire saving, sperando magari in una safety car che ci possa aiutare. Dobbiamo essere veramente delicatissimi nelle curve a destra, dove la anteriore sinistra è la ruota che viene più stressata. Possiamo insistere un pelo di più invece nelle curve a sinistra, perché tanto l'anteriore destra non dovrebbe rappresentare un problema per quanto riguarda l'usura. È chiaro che così facendo stiamo perdendo contatto. Così facendo stiamo perdendo contatto dai piloti che ci sono davanti, però è una strategia obbligata. Cioè, abbiamo visto in gara 1 guidando normalmente, non arrivi al 20° giro con queste gomme, ci esplode, non c'è niente da fare. Quindi sappiamo già che dobbiamo guidare in maniera veramente gentilissima. E però l'usura sale, il consumo delle gomme sale, non c'è niente da fare. Proviamo a non andarci sui cordoli. Vediamo un po' se l'usura cala, perché di questo passo la gara non la finiamo. Che poi anche nel caso di pit stop non so quali gomme morbide usate mi mette, perché se mi mette quelle con cui ho finito gara 1, anche quelle là avevano tipo 70% di usura, quindi anche quelle gomme lì, quindi 3-4 giri non li coprono anche quelle gomme lì che andrei a montare, quindi veramente non lo so. L'unico set di gomme nuove che ho da poter montare sono le gomme da bagnato. Qui arriviamo lunghi. Strategia alternativa a disposizione sul DMF. E dobbiamo farlo passare. E l'ingegnere mi propone una strategia alternativa, forse perché capisce. Va bene. Che di questo passo la gara non la finisco. Io però scelgo ancora di confermare la mia strategia iniziale di pit al 17° giro. Sperando che anche gli altri siano costretti a farlo, perché sennò finiamo ultimi qua, finiamo. Adesso abbiamo Macchino davanti, che nel giro precedente ha fatto il giro record, quindi è un pilota che adesso è in forma, che sta andando veloce. Se riusciamo a stargli dietro, magari anche a sfruttare un po' di DRS, così per rimanergli attaccato, magari riavvicinarci un po' al gruppo dei piloti davanti, non sarebbe male. Restando vicino dietro potrei sfruttare il DRS per andare più veloce e al contempo risparmiare le gomme per non forzando eccessivamente in curva. Quindi addirittura col DRS li guadagno. In gara 1 non era mai successo che col DRS guadagnavo su un pilota, e adesso sono arrivato lungo qua, non volevo veramente attaccarlo. Si fa sentire l'usura, sovrasterzo in uscita di curva. Abbiamo anche Alessio Rorandi che ci sta attaccando, il nostro compagno di squadra. Lui prende l'interno, io prendo l'esterno, gli devo lasciare spazio. Passa anche lui. Rorandi veramente lento in questa curva, magari lento perché lui risparmia le gomme, magari la IA risparmia le gomme andando lento in queste curve a sinistra. Solo che io sono lento nei rettilinei, se vado anche lento in curva non ho speranza. Avremo anche il DRS adesso su Alessio Rorandi, che potrà servirci non per attaccare lui ma per difenderci da delle tracche c'è dietro di 2 decimi. Andiamo a prendere la linea interna, lui la prende prima di noi. Okay, un freeze del PC che ci costringe proprio in fase di frenata purtroppo a lasciarlo sfilare, perché il computer era bloccato. Non so se si vede dal video, ma se lo vedo io il freeze dal computer, dal video chiaramente non può non vedersi. E niente, abbiamo gravi problemi di consumo delle gomme, sembriamo una Mercedes del 2012, del 2013 scusa, ma anche del 2012 insomma. Attenzione, bandiera gialla, un pilota che si sta ritirando ed è proprio delle tracche che c'era davanti, che fa anche un movimento strano. Alcune informazioni
Haas, la vettura ha un grave problema, a quanto pare dovrà ritirarsi. Quindi delle tre fuori, siamo quindicesimi. Stavo pensando adesso al consumo delle gomme, la gomma anteriore sinistra, la solita. Stiamo finendo in questo momento l'undicesimo passaggio, la gomma ha il 43% di usura. Vuol dire che dopo 22 giri la gomma dovrebbe avere l'86%. E se si fora al 90esimo vuol dire che al 90% vuol dire che siamo lì quasi per poterla finire la gara. Senza fare soste. Abbiamo ridotto un po' l'usura delle gomme in questi ultimi giri, magari anche perché ci sta alleggerendo la macchina. Però è veramente bella questa cosa, interessante, perché su F1 2018, fino a F1 2018, praticamente dovevi gestire soltanto il carburante quando ce n'era bisogno, quando ne imbarcavi un po' meno del necessario, fare un po' di fuel saving. Non mi era mai capitato di dover preoccuparmi delle gomme come mi sto preoccupando adesso. Ma neanche su assetto corsa mi era mai capitato di preoccuparmi delle gomme. Su assetto corsa sono sempre stato uno dei piloti, un pilota molto gentile con le gomme. Stai perdendo, mai avuto questi problemi. Giro sulla vettura che ti segue. Ripeto, un secondo. Cioè qua c'è veramente una componente di consumo delle gomme molto molto interessante. Hai voglia a ostinarsi a non chiamarlo simulatore, ma sotto questo aspetto qui F1 2019 veramente è realistico, perché mi sta mettendo dinanzi a una problematica che in questa gara del Bahrain neanche i piloti veri affrontano, perché questa pista in Formula 2 è sempre stata molto critica per le gomme e lo è anche qui su questo simulatore. Ormai lo possiamo quasi definire un simulatore. Quando dal 2015, da quando Davide Greco si è unito al team degli sviluppatori per creare il modello di handling delle monoposto, e da quell'anno lì si inizia a notare un netto miglioramento per quanto riguarda proprio la guida delle macchine, miglioramento di anno in anno dal 2015 fino a questo punto, fino al 2019. Miglioramento netto, ma netto del fatto che il 2015 è stato criticato tantissimo perché aveva una marea di bug tuttora irrisolti, non aveva modalità carriera, non aveva niente, però sotto il profilo della guida era stato quello lì un passo in avanti clamoroso rispetto al 2014, e ogni anno migliorano. 14esimo giro, siamo al 50% di usura, la gomma esplode al 90, non al 100%, quindi dobbiamo tenere come riferimento il 90% come limite di usura della anteriore sinistra, limite al quale dobbiamo cercare di non avvicinarci, perché abbiamo visto che in gara 1 la gomma anteriore sinistra esplosa esattamente in questa curva qui durante il 20esimo giro, sui 23 mi sembra di cui era composta quella gara. Adesso c'è Boccolacci che ci attaccherà, prova l'esterno, difende la traiettoria interna, lui vediamo se prova l'incrocio, no, niente incrocio per lui, resto davanti. È vicino adesso, può provare l'attacco, sicuramente ci proverà, noi ci porteremo all'interno, offriremo solo l'esterno, ma mi sa che ci passa, sì. Proviamo. Forza, puoi riprenderti quella posizione. Attacco, mamma mia, una sportellata. E ancora adesso ho il DRS, mi sono in scia, proverò adesso all'interno, lui mi stringe come farei anch'io al posto suo. Arriviamo a staccata, arrivo un pelo lungo, lui fa l'incrocio, ma me lo metto dietro, bello. Sì, qui ho avuto un'uscita migliore della sua, mi sono accodato, mi sono portato subito all'interno. Lui ha cercato di chiudermi, ma ormai ero dentro, ma ho dovuto lasciare spazio. Una staccata venuta molto bene con Boccolacci, che non è riuscito nell'incrocio. Vediamo un po', taglio il traguardo del 19esimo giro con 72% di usura sulla gomma anteriore, quindi non devo accumulare un altro 18% nei prossimi 4 giri
e siamo lì più o meno. Vediamo se riusciamo a inserirci. L'abbiamo toccato. E forse c'è anche Ghiotto. Almeno lui ce lo teniamo dietro. Sì, ho provato una mossa un po' disperata nel cercare di resistere all'interno. Poi ovviamente arriva il bloccaggio di frenata, l'ho toccato. Ghiotto ho provato ad affiancarmi, poi si è dovuto riaccodare. Ci è incollato dietro, ci passerà. Il pilota davanti guadagna un secondo a giro su di te. Mi sa che non possiamo fare niente per tenerlo dietro, ci è passato proprio di potenza sul dritto. C'è una bandiera gialla lì davanti. Gelael fuori, secondo ritiro per lui in altrettante gare, almeno mi sembra di ricordare che si era ritirato anche in gara 1. Quindi una posizione attenzione in più per noi. Ok, mancano due giri alla fine, abbiamo l'80% di usura sulla gomma anteriore sinistra. Non dobbiamo arrivare al 90, vuol dire che non... Attenzione, ci sono dei piloti che stanno andando ai box. Stanno andando tutti ai box. Clamoroso. Si stanno fermando tutti ai box per montare a due giri dalla fine per il pit stop. Quindi hanno anche loro i nostri stessi problemi. E siamo al decimo posto, siamo addirittura decimi. E allora c'è assolutamente la possibilità magari che qualcuno buchi una gomma lì davanti. O che qualcun altro si fermi in box facendoci salire ancora di posizione. Peccato, perché se resistevamo a boccolacci adesso eravamo ottavi, eravamo in zona punti. Peccato. Però se resistevamo a boccolacci magari avevamo adesso un'usura di gomme maggiore. E ci ha già ripreso poi, tra l'altro adesso... Aitken ha montato le soft e ci ha già ripreso. Penso che non potremo fare niente. Proverà all'interno, non abbiamo fatto in tempo a proteggere la nostra traiettoria. C'è poco da fare. Come più morbide e più fresche per lui. Comunque già rispetto alla gara 1 le gomme le abbiamo trattate molto meglio, perché in gara 1 sono esplose dopo 19 giri e mezzo. Qua invece siamo al 22esimo, alla fine del 22esimo. Abbiamo l'83% di usura, vuol dire che non dobbiamo consumare il 7% di gomma in quest'ultimo giro, ce la possiamo fare. Qualcun altro si ferma, siamo... però ci ripassano subito. Norris, andiamo a tirare la staccata a Lando Norris, quasi il contatto che c'è fra di noi. Provo il DRS, vediamo. Interno, staccatona clamorosa con Norris che incrocia, e ce l'abbiamo ancora di fianco. È una bella lotta questa, ma mi sa che abbiamo poche possibilità di tenerci la posizione, così è, ci circumnaviga. Andiamo qui a rivedere un ottimo incrocio di traiettoria di Lando Norris. Io ho provato a resistere per quello che era fisicamente possibile resistere, però chiaramente c'è una differenza di gomme gigantesca. Vediamo anche i larghi qua, dobbiamo passare da De Vries, adesso ci attacca anche Marchero. No, all'esterno qui non ci passi, però arrivo lungo io. Mi sa che l'ho fatto arrivare lungo, però ragazzi, io ho perso la macchina. Sì, Marco mi affianca all'esterno e cerco di resistere all'interno. Nel momento in cui vado a frenare, blocco completamente la ruota. Costringo Marco ad allargare. Siamo all'ultimo giro. Antonio Fuoco ha vinto, grande. Mamma mia, non si guida più, mamma mia, sembra che è già forata. Non è ancora forata, ma si guida come se fosse già forata. Ok, il distacco da quella dietro è 2,1 secondi. Manca una curva, 88%, al 90 esplode. Attenzione. Facciamola con calma questa curva, tanto pilota dietro. Ma insomma, ci ha ripresi. La perdiamo, però facciamo in tempo a tenere la posizione. Finiamo undicesimi. Finiamo undicesimi, che va bene, dai. E siamo riusciti a finirlo. Ok, prendi la gomma e portala a casa. Wow, che bella la Formula 2 su F1 2019. Che bella la gestione delle gomme, così esasperata come mai
mi era capitato di vedere prima. No, stavo dicendo, e cresce sempre di più, tra virgolette, la rabbia di non vedere la Formula 2 inclusa per intero nella modalità carriera vera e propria, perché meriterebbe tantissimo. È ora di celebrare i vincitori. La Charoux sarà anche una nuova arrivata nell'ambiente della Formula 2, ma oggi ha dimostrato di non provare alcuna soggezione aggiudicandosi la gara. Complimenti all'intera scuderia. Quindi fuoco in prima posizione, Gunther secondo, Latifi terzo. Questo è il podio della gara. E dopo questa gara rivediamo la situazione della classifica. Che dire, una gara veramente sofferta, quasi come la gara 1. Dopo una gara del genere non posso dire che Alessio, addirittura Alessio Lorandi, è arrivato quinto Lorandi. Penso possa essere soddisfatto. È arrivato quinto senza soste, precedendomi di 13 secondi. Ma io, come vedete, sono arrivato al limite dell'usura. Se cercavo di proseguire sul suo ritmo, mi scoppiava la gomma. Cioè, non ne avevo per tenere il suo passo, potevo tenere il suo passo, però la gomma mi sarebbe esplosa. Non potevo sia tenere il suo passo e sia riuscire a portare la macchina al traguardo senza che mi scoppiasse la gomma, quindi purtroppo ho dovuto rallentare e purtroppo sono anche andato abbastanza vicino alla zona punti fino a un paio di giri dalla fine. Insomma, c'era Aitken che mi era comunque dietro, mi ha sorpassato solo gli ultimi giri, però quando c'hai dei piloti con le gomme nuove soft appena montate, io ho una gomma al limite dello scoppio, non c'era assolutamente verso per difendersi, e quindi purtroppo sono arrivato undicesimo. Però è stata una gradita sorpresa il fatto che anche i piloti della IA abbiano fatto una sosta all'ultimo giro, gli ultimi due giri, perché vuol dire che i problemi di gomme li avevano anche loro e non solo io. Certo, loro, quelli che non si sono fermati ai box, l'hanno gestito molto meglio di me. Quindi Antonio Fuoco vince davanti a Maximilian Gunther e Nicola Latifi. Quarto posto per Macchino, quinto per il nostro compagno di squadra Alessio Lorandi, sesto per Ghiotto che aveva fatto una sosta molto molto anticipata, forse perché aveva rotto un alettone, non si sa. Settimo Boccolacci, con Aitken che completa la zona punti, con anche i due punti del giro più veloce, però partiva in pole, quindi magari questo ottavo posto gli va un po' stretto. Fuori dai punti Norris, così come De Vries. Noi, Ari Umaini, siamo noi. Arriviamo undicesimi, Albon dodicesimo, Markelov tredicesimo, Fukuzumi quattordicesimo, poi abbiamo Roberto Meri, George Russell solo sedicesimo e Nico Carri diciassettesimo. Ritirati Ghelaela delle tre e Secchi Camera. Per quanto riguarda il campionato dopo il primo round, abbiamo, questo è il campionato piloti, con il primo che ha solo 25 punti. Vabbè, perché Albon non è andato a punti in gara 2, allora può essere. Quindi classifica molto corta, con Albon in testa al campionato a quota 25, Lando Norris segue a 22, Fuoco 21, Russell 17, Gunther 13, De Vries e Ghiotto 12, Latifi e Markelov 10, Macchino 8, Aitken 7, il nostro compagno di squadra Alessio Lorandi a 6, Boccolacci, Fukuzumi a 2 e poi a 0, oltre a noi, ci sono anche Meri, Cari, Ghelael, Camara e delle tre. Per quanto riguarda la classifica squadra, la Dams è in testa alla classifica con 35 punti, seguita a 11 lunghezze di distacco dalla Art e a 13 lunghezze di distacco dalla Carlin, e noi invece siamo a 6 per merito dei punti che ha fatto il nostro compagno di squadra. Speriamo di fare qualche punto anche noi nella prossima gara. E adesso c'è da capire un po' come fare per limitare un po' l'usura delle gomme, bisogna intervenire un po' sul setup, fare dei setup che siano un po' più gentili sulle gomme. E questa chiaramente era la prima gara, una gara di apprendistato per me, che non ho mai guidato chiaramente monoposto di Formula 2, e quindi sapevo che avrei avuto delle difficoltà, non mi aspettavo così tante difficoltà, però fa parte del gioco. Adesso in Spagna si va per cercare di conquistare finalmente dei punti. Andiamo a vedere un po' anche gli highlights della mia gara, generati automaticamente dal simulatore. Mi fa vedere chiaramente la fase di partenza. Fase di partenza in cui non c'è neanche bisogno di parzializzare. Tu premi l'acceleratore, rilasci la frizione e anche con l'acceleratore tutto premuto la macchina non va in spin in partenza. Anche qui, come in gara 1, abbiamo scelto una traiettoria molto interna.
siamo stati un po' chiusi dalla macchina davanti a noi, che mi sa che era Camara. Avanti sempre con il primo giro, questo sorpasso, ah, sportellata, non me ne ero accorto lì sul momento di aver dato una sportellata simile a Secchi Camara. E sono più o meno le stesse inquadrature della gara 1, degli highlights della gara 1, sì, sono inquadrature abbastanza simili. Fra un po' si vedrà la sfiammata, eccola qui, la sfiammata. Adesso vediamo la... Eccola qui, la stessa sfiammata, la stessa inquadratura che si era vista anche in... nell'highlight di gara 1. Qui la bellissima lotta con, credo fosse Boccolacci questo, dove è volato via un pezzo di ala. Qua che ho finito di rompere l'alettone. Ancora forse un giro dopo, con l'ala che... la mia ala è già rotta. E con Ghiotto che cerca di inserirsi, ma deve desistere. E poi credo che questo invece sia il momento del mio arrivo. No, non è il momento del mio arrivo sotto la bandiera scacchi, perché avevo un pilota incollato dietro. Si nota il muso bucato. Ah, ecco, questo è il penultimo giro, quando tutti i piloti vanno, un po' di piloti vanno in box. Qua cerco di resistere a Lando Norris, che qua è arrivato a arrivando a sportellarlo. Da dentro l'abitacolo non sembravano contatti questi, invece. E qui si arriva al traguardo, in undicesima posizione. Sperando chiaramente di fare molto meglio la prossima volta. Che dire, spero che questo video vi sia piaciuto. Chiaramente il risultato non è stato fantastico, siamo ancora a quota 0 punti, però va bene così, è giusto che il simulatore mi metta a dura prova. Adesso cercherò di capire come arginare il problema dell'usura delle gomme, e in Spagna proverò a fare qualcosa di meglio.